sono Andrea Vannelli del ristorante Al Gatto Nero di Torino e sono venuto a questa degustazione molto volentieri perché si tratta appunto del Moscato d'Asti, un vino meraviglioso, incredibilmente affascinante, che ha bisogno secondo me ancora di conquistare le vette della sua notorietà. E ringrazio innanzitutto l'organizzazione di Go Wine, che è meravigliosa nel intraprendere queste avventure che sono sempre difficili da gestire, difficili affinché siano complete, esaustive e quindi interessante. Ho trovato una degustazione organizzata sempre molto bene, vini abbastanza omogenei con delle punte stupende, in frutta, in pulizia, in spuma, in fragranza. Ho notato per la prima volta che ci sono dei moscati un pochino più freschi, un pochino più vinosi, che ricordano un po' certi vini da tavola. Mi è venuto in mente che questi moscati magari potrebbero essere addirittura consumati con qualche anno di invecchiamento, perché adesso non danno la maggior forza, il loro maggior punto di forza. E ci sono anche delle cosine invece che non vanno, ho trovato pochissimi campioni non perfettamente puliti, un pochino più rustici, oppure sul cotto ottenuto da uve forse troppo mature. A questo punto mi viene in mente da pensare che il 2011 forse è stata un'annata anche che ha dato questi grossi squilibri di maturazione. Per il resto mi piacerebbe fra 20 anni vedere dei moscati invecchiati nelle carte dei vini. Ho già avuto esperienze di bere moscati di 10 anni affascinantissimi, che cambiano il loro abbinamento a tavola, non diventano più dei fine pasto ma diventano dei compagni dei grandi piatti di formaggi o addirittura delle carni bianche poco salsate. E vi metto una curiosità: abbiamo provato con degli amici a bere dei moscati non troppo dolci sulle crudità di mare, sulle ostriche. Provate, perché è una cosa divertente, visto che andiamo incontro all'estate. Se trovate l'ostrica giusta, che è rara da trovare, potete divertirvi veramente tanto.